Siamo all'interno della Basilica Cattedrale di Terlizzi, alle mie spalle la vedete, l'icona della Vergine della Madonna di Sovereto, celebrata in modo solenne quest'oggi, domenica 8 agosto. Una edizione che TRM vi sta raccontando già da questa mattina con una serie di contributi ed interviste che servono un attimo a dare una dimensione di questa festa così solenne. Si è conclusa la messa celebrata da Monsignor Felice di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola Ascoli Satriano, nonché anche molto legato al mondo dell'Unitalsi che per giunta anche TRM sostiene da vicino, trasmettendo in onda sempre passi di speranza. Dicevamo, Monsignor di Molfetta è nativo di Terlizzi e dunque abbiamo chiesto a lui una riflessione proprio sul senso di questa festa. Questa è la seconda festa nel corso dell'anno, perché la prima riguarda il 23 aprile, il giorno in cui la icona fu rinvenuta esattamente in una grotta. Quella di agosto costituisce esattamente l'aspetto trionfale, popolare, che aggrega anche coloro che vengono da fuori. Come tale è un appuntamento, possiamo dire, tutto particolare e significativo per la nostra gente e anche per coloro che vengono da fuori e soprattutto per l'attrazione del grande carro trionfale che non si è potuto realizzare, non potendo in questo caso girare per la strada